Cosa succede al tuo corpo quando ti siedi tutto il giorno? Scopriamolo in questo video. In accordo con gli antropologi, da quando eravamo nomadi e cacciatori ad oggi che siamo super sedentari, la nostra struttura ossea è molto meno densa. Stare a sedere per tanto tempo nelle nostre giornate porta a sviluppare dozzine di malattie croniche, dal sovrappeso al diabete di tipo 2. Attenzione, perché anche se sei particolarmente in forma puoi sviluppare diabete di tipo 2. Come minimo, super minimo, essenziale non stare a sedere per più di 50 minuti per ogni ora. Quindi direi che è una cosa che possiamo fare. Ma attenzione, perché se ti sembra così clamoroso, la realtà è che ci sono persone che stanno a sedere dalle 8 alle 15 ore tutti i giorni. Tutto questo è devastante per la nostra salute. È stato visto come ad esempio un agricoltore che vive in un villaggio sta a sedere per massimo 3 ore al giorno, dall'altra parte è stato visto come una persona all'interno della civiltà, quindi di una città che fa un lavoro comune, normale, sta a sedere dalle 8 alle 15 ore. Questo, lo ripeto, è devastante per la nostra salute. Al che a questo punto uno potrebbe anche dire, vabbè, ma io poi dopo mi alleno e quindi vado un pochino a recuperare. Mi dispiace darti una cattiva notizia, perché non funziona proprio in questo modo. Anche l'allenamento, quello vigoroso, non va in alcun modo a compensare gli effetti dannosi dovuti al star a sedere per tempi prolungati. Fortunatamente il rimedio è molto semplice, stai a sedere il meno possibile, cerca di non superare le 3 ore al giorno. Se al tuo lavoro ti obbligano a star a sedere perché è un lavoro d'ufficio, così come mio, lavoro in casa tutto il giorno, devo montare video tutto il giorno, devo rispondere a messaggi tutto il giorno, ci si organizza e si cerca di fare tutto questo in piedi. Non serve comprare una scrivania iper costosa da 500 euro, una stand desk, fai come faccio io, ho una cassettiera che è alta, perfetta, ci metto sopra il computer, sopra metto un altro rialzo con lo schermo sopraelevato e siamo perfetti. Fortunatamente, come ti ho appena spiegato, la chiave non è così complicata, ma poi bisogna farlo. Il segreto, la chiave, è mettere il nostro corpo in posizione eretta contro la gravità, così come spiega il dottor Johan Wernikos. Come spiega il dottor Levine, autore di numerosissimi libri, che ha dedicato gran parte della sua carriera su investigare gli effetti che ha sulla salute lo stare a sedere, quando ad esempio stiamo a sedere per periodi di tempo prolungati e poi ci alziamo in piede, accadono un pochino di cose. Ad esempio, dopo 90 secondi, i sistemi cellulari e muscolari che processano lo zucchero nel sangue, i trigliceridi ed il colesterolo vengono attivati. In modo molto sorprendente, tutti questi processi molecolari vengono attivati semplicemente quando mettiamo il nostro peso corporeo sopra le nostre gambe, quando siamo in posizione eretta. In poche parole, a livello molecolare, noi siamo designati, siamo studiati, siamo nati per stare in piedi e per stare sempre in movimento. Se stiamo a sedere per troppo tempo, stiamo letteralmente dicendo al nostro corpo di spegnersi, che è pronto per morire. Come fa notare il dottor Levine, ogni tanto ovviamente abbiamo bisogno di riposare, ma il riposo è una pausa dall'attività. L'inattività, lo stare a sedere, l'essere sedentari non deve in alcun modo far parte della nostra vita. Stare a sedere causa seri problemi alla nostra salute, non solo alla schiena ovviamente, ma anche ai polsi, alle braccia, al nostro metabolismo, ed in più va a creare problemi al flusso sanguigno che va verso i nostri muscoli e verso i nostri tessuti. E come conseguenza di tutto questo, il livello di zucchero nel sangue, colesterolo, pressione sanguigna e tossine aumentano nel nostro corpo. Ed attenzione, perché come dico sempre in queste cose, la soluzione non sta in una medicina. La medicina che cura l'effetto, eventualmente, non va a risolvere il problema che causa questo effetto. Quindi siamo sempre al punto di partenza. La soluzione è molto semplice, alziamoci in piedi e, come suggerisce Levine, cerchiamo perlomeno di stare in piedi 10 minuti ogni ora. Se ogni ora stai a sedere 60 minuti o anche solo 51, sei a sedere da troppo tempo. Rendi la camminata e quindi il movimento parte della tua routine giornaliera, che sia al mattino, a pranzo, alla sera, dopo cena, quando ti pare, ma fallo. Mercola stesso afferma quanto segue, che ha sempre consigliato di
fare esercizio alla scrivania ogni 10-15 minuti che siamo a sedere, ma si è reso conto degli studi del dottor Levin che anche questo è veramente troppo poco e che anche alzarsi in piedi 10 minuti ogni 60 è davvero il minimo indispensabile, se consideri il fatto che il massimo della giornata, se vogliamo essere in salute, dovrebbe essere di circa 3 sole ore. Un'ottima soluzione può essere una combinazione tra allenamento e intervalli ad alta intensità, stare in piedi il più possibile, quindi anche mentre si lavora, e fare 7.000-10.000 passi al giorno, quindi camminata, movimento, sia fantastico per la nostra salute in generale e quindi anche per evitare i classici problemi della vecchiaia come il mal di schiena, che non sono problemi normali, che dovrebbero esserci per forza, sono problemi che sopraggiungono con l'avanzare dell'età, può venire anche a 30, perché abbiamo trascurato il nostro corpo in questo modo, che è molto diverso. Ricordo sempre che il camminare, quindi il movimento, non va a sostituire l'allenamento. Sono due cose che si completano a vicenda, ma se non ti sei mai allenato in vita tua, è già fantastico iniziare a fare movimento, quindi a prendere confidenza, a prendere l'abitudine di camminare tutti i giorni. Bada bene che 7-10.000 passi si fanno veramente in pochissimo tempo, bastano 10-15-20 minuti e abbiamo già fatto una roba fantastica. Cosa sono 20 minuti in 24 ore? Niente. Quindi, concludendo, come disse qualcuno, alzati e cammina. Benissimo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, grazie per averlo guardato, grazie per il tuo tempo e la tua attenzione, se ti è piaciuto metti mi piace, condividilo con qualcuno che sta a sedere tutto il giorno e che sicuramente potrebbe interessargli perché gli risolverà tantissimi problemi, e se ancora non l'hai fatto iscriviti al mio canale YouTube Keto Life. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.